Ingegnere, una domanda sul carbon footprint. Se avete fatto delle analisi sull'impatto dell'anidride carbonica prodotta dall'autostrada. Sì. Adesso, come ha visto... Allora, complessivamente sì, esiste un dato complessivo. Avete visto che solo il fatto di immaginare tutta una serie di impianti fotovoltaici ha un beneficio importante rispetto a... Ma abbiamo fatto anche una valutazione sul, nella valutazione di impatto ambientale, su quello che è il beneficio rispetto a... Però io intendevo proprio quanta CO2 viene emessa per fare l'intera autostrada. No, ma io... So che di cosa lei sta parlando, ma le dico che va rapportato a quanto si risparmia rispetto all'inquinamento ambientale. Il bilancio è positivo. Però quante emissioni farà? Ci vorrà. Io le sto dicendo che sono di meno, voglio dire, di quelle che vengono risparmiate rispetto ai mezzi che transitano oggi in un regime di mobilità che produce più inquinamento. Quindi questo è stato il computo ambientale. Che è stata pubblicata. E lì c'è il carbon footprint per l'opera. Sono fatte tutte le valutazioni rispetto a quello che è il beneficio ambientale, perché quando lei supera una valutazione di impatto ambientale deve dimostrare, voglio dire, che non vi è un peggioramento rispetto alla situazione. Quindi sul via che ha pubblicato il ministro? Il Ministero dell'Ambiente, quando è stato pubblicato il via di quest'opera. Però risale a 10 anni fa. Questi sono gli elementi che sono stati posti a vincolo rispetto alla gara. Non so, perché se 10 anni fa, del 2005, il carbon footprint non c'era, non era richiesto. Ripeto, è un progetto che ha superato la valutazione di impatto ambientale. No, vabbè.